c'è stata questa operazione di cui avevamo già accennato nel corso della mattinata di ieri, operazione della Guardia di Finanza, l'operazione Calypso, che ha portato a scovare una famiglia di albergatori che aveva negli ultimi 7-8 anni messo in atto una frode da parecchi milioni di euro, perché i sequestri preventivi ammontano a circa 14 milioni. Tutti i dettagli li andiamo ad ascoltare nel servizio del nostro Lamberto Abbati. Gestiva 7 alberghi a Rimini, per lo più a 3 stelle, ma secondo la Guardia di Finanza aveva escogitato un sofisticato meccanismo di frode che le consentiva di evadere le imposte e le tasse comunali, di non pagare luce, acqua e gas, di non presentare le dichiarazioni dei redditi dell'IVA e di raggirare persino l'INPS. Una famiglia di albergatori molisani, marito, moglie e 3 figli, trapiantati a Rimini da più di 20 anni, è stata arrestata questa mattina dai finanzieri. Nei loro confronti accuse pesantissime che vanno a vario titolo, dalla bancarotta fraudolenta al riciclaggio, contestata anche l'associazione per delinquere. Stando all'impianto accusatorio, il padre 66enne e uno dei 3 figli di 33 anni costituivano ogni anno nuove società attraverso le quali gestire i 7 alberghi. In questo modo, al termine della stagione, con l'avvicinarsi delle scadenze fiscali, gli indagati si spogliavano delle quote societarie, dell'amministrazione e della rappresentanza legale delle varie società, intestandole con l'aiuto di un conoscente albanese a prestanome extracomunitari, nullatenenti o pregiudicati spesso irreperibili, e trasferendo nella sede in Albania, così da vanificare le pretese erariali. Prima della cessione, infatti, padre e figlio svuotavano le società di ogni bene, rendendole delle vere e proprie scatole vuote. La famiglia di albergatori pagava solo i dipendenti e i fornitori ai quali era legata da un rapporto di fiducia, mentre continuava ad accumulare debiti nei confronti dell'erario, del comune e dei grandi fornitori, come nel caso delle utenze. L'ultimo passaggio della frode consisteva nel ripulire il denaro che finiva in società immacolate, le cosiddette casseforti di famiglia, consentendo agli indagati di acquistare addirittura 2 alberghi, sempre a Rimini. Madre e figlia, secondo l'accusa, avrebbero collaborato nell'occultare e nel trasferire da un conto all'altro parte delle somme illecite, mentre il figlio maggiore, dipendente dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Rimini, attualmente sospeso, sfruttando l'accesso ai sistemi informatici dell'agenzia, avrebbe monitorato le situazioni debitorie accumulate dalle società di famiglia, così da poter agire in anticipo e avvertire i familiari sulle prossime mosse da compiere. Tra i soggetti frodati figura anche l'INPS, che ha attivato il recupero di indebite prestazioni lavorative per circa 2 milioni di euro. Gli ispettori del lavoro infatti hanno già annullato 28 rapporti di lavoro a cui erano stati erogati altrettanti sussidi di disoccupazione. Da domani potrei diventare improvvisamente povero, non so se sarò libero di stare a casa o se mi schiafferanno in galera, raccontava al telefono ad un amico uno degli indagati, che ormai aveva intuito di essere stato scoperto. Nei confronti degli organizzatori di questa frode sono scattate misure di custodia cautelare, 2 arresti in carcere, 4 domiciliari e 5 obblighi di firma. E il sequestro, che è ancora in corso, di un patrimonio che abbiamo stimato valere complessivamente circa 14 milioni di euro, tra cui 2 alberghi. Insomma, un'operazione importante portata avanti dalla Guardia di Finanza, tra l'altro viene subito dopo il giorno in cui l'amministrazione comunale aveva presentato questo nuovo regolamento relativo proprio ai tributi locali, in questo caso, dove si era accennato a già 25 attività a rischio. A rischio revoca della licenza per un'evasione di circa 1 milione di euro di tributi locali, e tra l'altro appunto molte di queste, era stato detto, fanno parte proprio del settore ricettivo alberghiero. E allora noi vogliamo commentare questa notizia, perché si parla di una famiglia di albergatori che gestiva, appunto l'avete sentito nel servizio, diversi alberghi proprio nel riminese. Siamo in collegamento con la presidente dell'associazione albergatori, Patrizia Rinaldi. Se buongiorno Patrizia, bentrovata. Buongiorno a tutti. Allora, notizie, insomma, ieri ci siamo sentiti, anche appena sono state date le prime informazioni su quanto era accaduto, su questa operazione della Guardia di Finanza. Patrizia, come commentare quanto è accaduto, questa operazione che immagino, insomma, dia anche un po' di sollievo a chi tutti i giorni si comporta regolarmente, e sono la maggior parte. Infatti dico che ogni tanto c'è un po' di giustizia, credo che questa notizia abbia fatto piacere a molti. Intanto non è una famiglia di albergatori riminesi, è una famiglia di pseudo imprenditori che hanno fatto i loro affari su un territorio turistico. Punto.
perché non possiamo chiamarli né albergatori, persone che sicuramente gestivano con uno stile che il territorio dovrebbe veramente ribellarsi. Cioè lei dice non li possiamo neanche chiamare così, no. Rovina no. La categoria chiamarli in questo modo. Sì, è un'offesa per chi si comporta correttamente, come loro, ce ne sono purtroppo altri, e io credo che l'ottimo lavoro complesso che ha portato avanti la Guardia di Finanza, ma che in questi ultimi anni comunque anche le altre forze di controllo stanno molto molto più attenti, io credo che arriveremo finalmente a mettere, non si metterà mai fine a questo tipo di, di imprenditoria, chiamiamola così, però sicuramente sono messaggi forti e messaggi che dovrebbero un pochino dare un po' di dignità a tutta la città, perché io ribadisco, quello che ha lasciato sul territorio, quello che non hanno pagato, non ricade soltanto sugli alberghi, in assoluto, forse in immagine, ma ricade su tutta la collettività, quindi su ognuno di noi. Sì, credo che questo sia fondamentale. Lei diceva non possiamo chiamarli albergatori. È vero anche che tramite questa, poi dovrà essere tutto accertato, noi ora chiaramente poniamo le basi come giusto che sia, essendo garantisti, poi ci saranno tutte anche per loro le occasioni di difendersi nelle sedi, però da quello che emerge è chiaro che loro anche se è vero che portavano avanti queste attività fraudolente, quindi non pagavano tasse, non pagavano tassa di soggiorno, intanto continuavano a prendere sempre più alberghi, un paio li avevano anche comprati. Quindi avevano quasi creato, non dico un impero perché non è così, ma una piccola, cioè nel senso avere 7 alberghi, gestire 7 più 2 alberghi non è da tutti, ecco. No, assolutamente, e quindi io una piccola parte la imputo anche a chi dà in affitto gli alberghi a certi personaggi, questo vale per tutti. Quindi non esonero alcuni soggetti, soprattutto quelli che si sono in qualche modo non gestiscono più gli alberghi, io dico sempre facciamo attenzione a chi le diamo, perché non è sufficiente il pagamento, perché ripeto, in molte situazioni poi sono attività che andranno verificate, ma spesso gli alberghi veniva offerto più del proprio valore, questo vale non per loro, sto generalizzando, diciamo, certo, sto generalizzando. Sì, certo. Quindi spesso, come si dice, siccome i soldi non hanno odore, chi me le dà me le dà, ma in questo modo inquinava enormemente il mercato degli affitti, perché se uno arriva ti paga di più in una situazione che non vale, capisce da solo che alcuni invece proprietari sono fatti anche ingolosire da questa situazione. Dice, lei dice, quindi, qualche campanello d'allarme forse, forse più di uno doveva essere suonato. Sì, quindi un po' di attenzione anche a chi dà in affitto gli alberghi, non sono esonerati da un minimo di colpa. Io infatti vorrei fare una riunione proprio anche soprattutto con i proprietari, perché dobbiamo fare sempre più attenzione. Situazioni come queste negli anni si sono in qualche modo si sono consolidate perché hanno trovato anche un terreno fertile, cioè gliel'abbiamo anche permesso di fare questo. Poi le maglie della legge, cambiare continuamente partite IVA e quindi pulirsi, io credo che debba, e non solo nei loro confronti, farci pensare per delle situazioni anche dal punto di vista di legge, di operatività, di controlli. Sappiamo che questo è un po' il modo di operare, cerchiamo di mettere in campo anche dei correttivi che tengano. Adesso lei prima ne ha parlato di uno, di quello che col comune si è varato sulla fiscalità, però. Sì, esatto, locale, perché era stato la fiscalità locale. Certo, sì. Certo. Sì, sulla fiscalità locale. Però anche quello, insomma, è limitato alla gestione, poi se uno mi cambia tutti gli anni, cambia la partita IVA, valla a prendere. Ci cambiamo il vestitino, è già un messaggio che credo che, comunque, questi messaggi fanno bene anche alle persone, a pensare che un po', mica tanto, almeno di giustizia, emerge che c'è comunque un controllo. Diciamo, Patrizia, che almeno stando alle dichiarazioni fatte ieri anche in conferenza stampa, questo sistema andava avanti dal 2011, quindi insomma sono anche diversi anni, cioè portarlo alla luce e ringraziamo insomma chi lo ha fatto in modo molto competente, però ci sono voluti tanti anni, intanto questi personaggi insomma continuavano ad agire sempre nello stesso modo, no? Con queste scatole che si svuotavano alla fine della stagione, che venivano intestate a qualcuno, spesso con niente assolutamente dentro, e l'anno dopo si ripartiva, quindi
quindi senza avere pagato nulla di tutto quello, a parte, lo hanno anche detto gli investigatori, a parte i fornitori, a parte i dipendenti stretti, perché chiaramente, come lei sa, gestendo un albergo in prima persona, se i fornitori non vengono pagati, se chiaramente poi ti mettono una croce sopra e non ti portano più quello che serve, quindi avevano anche questa accortezza, mi verrebbe da dire. Certo, da questo punto di vista erano sicuramente bravi. Questa è un'attività, quello che io dico, che già dal 2011, ma anche prima, io l'ho ribadito, erano già emersi certi nomi, ecco, all'interno anche di quei tavoli che erano stati fatti con la prefettura e che adesso poi saranno ripresi con l'attuale prefetto, che poi erano in qualche modo, c'è stato un po' un limbo. Ma da allora molti di quei nomi che grazie, veramente devo ringraziare chi ha effettuato questa indagine, che credo che sia di una complessità veramente unica. Non stupiamoci dei tempi, ma con gli strumenti che abbiamo purtroppo spesso questi sono i tempi. Io dico, sapendo questo forse dobbiamo tutelarci maggiormente anche con degli strumenti che diano risposte un pochino più immediate, con degli strumenti anche di controllo o di condivisione fra i vari organi di controllo. Io credo che si aspetti questo, ma questo nome, come tanti altri, erano già emersi in quegli anni, facendo proprio un elenco di facciamo attenzione, perché certi soggetti comunque sappiamo già che attivano pratiche, diciamo, borderline. Quindi diciamo, Patrizia, che quando ieri l'avete, insomma, si è ufficializzata la cosa, diciamo, nell'ambito degli addetti ai lavori non è stata una sorpresa. Non è stata una sorpresa, no, ecco. No, anche perché no. C'è tutto il tema che ogni tanto, insomma, ritorna anche per le segnalazioni fatte al comune e quant'altro, ad esempio degli alberghi che non pagano la tassa di soggiorno. Questi sembra che lo facessero in modo abbastanza proprio programmatico e sistematico. Allora, se vogliamo risollevare un pochino il nostro turismo, ma soprattutto il valore del nostro turismo, quegli imprenditori che con difficoltà invece portano avanti le gestioni in maniera corretta, queste pratiche qui, adesso, oltre a quella dell'imposta di soggiorno, che però è limitata, come quelle anche la Tari, importantissimo, ci mancherebbe altro, chi lo fa in maniera sistematica, per noi è concorrenza sleale, perché non credo che a nessuno piaccia pagare le tasse, ma siccome le paghiamo tutti, come gli adempimenti normativi, bisogna fare attenzione, cioè chi è nella legalità ha determinati costi, per cui non può scendere a svendere la propria, il proprio soggiorno proprio a cifre che sono veramente irrisorie. Dietro quelle cifre qualcosa c'è sempre.